Buongiorno. Oggi ci siamo svegliati così. Oh, che figata. Le persone spesso vengono a dirti: ho fatto l'India, ho fatto la Namibia, l'Islanda. Non è ho fatto, pure al 100% loro non sono riusciti a entrare dentro la vita a rallentatore che c'è in questo posto. Uno passa tutta la giornata a guidare nel deserto, guida, e a un certo punto gli si apre di fronte una visione spettacolare. Tu volevi l'avventura, cioè se non c'è l'avventura non c'è niente da raccontare. Non è avventura se qualcosa non va storto. Chi lo dice? Vabbè, non mi sembra tanto grave la situazione. Abbiamo questo passo da 5.004? Ce la facciamo? Sì! Mi sta esplodendo il cuore. Guardatelo com'è impavido il nostro caro Ludovico. C'è un'itra che non è tanto amichevole. Lo porto a vedere il tramonto. Quante cose strane che succedono nella vita, eh? Wow! Godiamo sto tramonto che il Marocco ci sta regalando. Alla fine dei conti, a 80 anni, quello che ti ha formato sono le disavventure e quello che resta sono i momenti di scomodità, cioè l'elogio all'imprevisto. Perché viaggiare vuol dire amare il mondo ed è una cosa che dovremmo fare tutti.